promuoviamo i temi della giustizia democratica, e questo è un po' il cuore del progetto della Biblioteca della Legalità. E allora oggi ci sono i libri, ieri ci sono stati i magistrati, è stato il professor Ferretti, insomma siamo stati introdotti e abbiamo avuto elementi molto interessanti per poter affrontare questo tipo di temi e di lavoro con i ragazzi a scuola o nelle biblioteche, e oggi invece appunto è la volta dei libri. Dei libri parleremo dei 101 e anche di che sono stati in qualche modo individuati di altri libri. Parleremo con Silvana Sola, che oggi è qui in qualità di presidente di Italia, che è anche uno dei partner fondamentali del progetto, e con Luisa Mattia, che è invece il responsabile che invece è una scrittrice, quindi una narratrice, è una persona che come dire sa e può darci elementi su come raccontare le storie, come introdurre anche questi temi che lei tanto ha usato anche nei suoi libri, nelle sue narrazioni. Io quindi non parlo oltre, se dopo ad un certo punto siete stati faremo una piccola pausa. No, sì. Sarete stati faremo una piccola pausa. Benissimo. Do la parola a Luisa. Benissimo. Buon lavoro. Di quell'altro relazione, pausa, dico sono già morta io. Non vado, infatti, evito accuratamente, quando le pause sono calibrate male mi sembrano degli orrori già predisposti per mortificare chi ascolta. Allora, intanto buongiorno. Avete già capito che chiacchiano parecchio, quindi adesso Silvana ogni tanto mi suonerà la campanella e mi interromperà. Il tema legalità, io pensavo, stamattina ne parlavo anche con Silvana, che per me questo concetto è un concetto che fatico a definire, ma non perché non sappia cosa sia per me la legalità, fatico a definirlo perché è oggetto di varianti, eccezioni, cavilli. Ieri mattina mentre ero in treno ho assistito a una scena a Firenze, il treno si è fermato, io da Roma, il treno si è fermato, sono saliti i passeggeri di Firenze tanto di matte, e sale il treno è ripartito, fa in tempo a muoversi e si sente un grido di una signora che dice ecco mi sono rimasta sul treno e che modi sono questi. Mi è venuto da ridere perché ho pensato che sono 100 anni che si dice che i treni non sono puntuali, una volta che sono puntuali c'è sempre qualcuno che protesta perché è puntuale e che si fa così, e poi comincia gridando dicendo non ho fatto il tempo neanche a salutare. Quindi era salita la poverina ignara, no, che il treno fosse puntuale, contando proprio sul fatto che non lo fosse, era salita per salutare invece di fare ciao ciao con la mano dal finestrino. Ma fin qui è un aneddoto colorito e colorato, è il dopo che mi ha fatto pensare che c'entrasse la legalità e il concetto di legalità, perché lei ha cominciato a controllare l'orologio e poi ha cominciato a chiedere scusi, ha visto che era ripartito il treno? Perché doveva ripartire a un orario, ma se è anche ripartito un minuto prima o 30 secondi prima io faccio un macello. Allora questa cosa, ma poi non l'ha fatto il macello, anche perché il signore che controllava l'orario ha detto scusi, forse le conviene scendere a Bologna e tornare a Firenze, cioè la cosa più semplice da fare, la più sensata, invece di rivendicare sostanzialmente un diritto
il diritto, uno, di far partire il treno un po' più tardi, per favore, rispetto all'orario stabilito. Due, che non ti accorgi che su un treno ad alta velocità sono salita per salutare e basta? Dammi il tempo di salutare e scendere. Tre, mi costringi a spendere denaro per tornare da Bologna a Firenze, me lo devi restituire con l'aggiunta dei danni. E la signora era convinta, molto convinta, di avere questo diritto. E questo mi ha dato da pensare, perché oggettivamente lei stava modulando e declinando il concetto di ciò, quella frase, e che si fa così, non si fa così. Metti in difficoltà un cittadino che ha diritto di scendere dal treno. Si era proprio fatta il suo film, no? C'è un cattivo, io poi, essendo viziata da questa mania, mi sono immaginata ai comandi del treno, uno che con un occhio periscopico guardava, dice: dove sta quella stupida che è salita sul treno, adesso le faccio vedere io. Lei la raccontava così: c'è un grande fratello che mi guarda e ha deciso di complicarmi la mattinata. E mi ha dato da pensare, perché spesso il concetto di legalità è declinato a proprio favore, e siamo convinti che abbia ragione, eh? Nel senso che dice sì, la regola è quella che il treno riparte in orario. Però c'ero io sul treno, per favore, una volta tanto che poteva partire quell'attimo in ritardo, non l'ha fatto. Rivendico il mio diritto ad avere un treno in ritardo. E poi gira e rigira, quello era il discorso. Quindi questo concetto di legalità già cominciava a essere, no? Poi la legalità la rapporto a me. Sono io l'unità di misura. Se vi ricordate un libro di Benny anni fa, che si chiamava Stranalandia, che era carinissimo, godibilissimo. A Stranalandia, su quest'isola, ci abitava lo Svaldo, e l'unità di misura di Stranalandia era lo Svaldo. Per cui dice: quanto dista da qui alla due Osvaldi, tre Osvaldi? Spesso noi ragioniamo in questi termini, no? Buongiorno. E cioè, è legale ciò che mi conviene, anche se nessuno di noi è pronto ad affermarla. Responsabilità anche, perché io credo che voi avete anche elencato felicità, bellezza, libertà. Io sono convintissima, per pratica di vita oltre che di creatività, che non ci sia possibilità di essere liberi se non ci si assume la responsabilità di esserlo. Questo significa faticare per essere anche coerenti con la capacità di scegliere. Libertà, responsabilità, scelta. E qua arrivo non tanto al mio libro, di cui probabilmente Silvana parlerà più avanti, che ha questo titolo schiaccicato in copertina, quanto a quello che questo libro mi ha portato. Non premi, ma un incontro, come vi dicevo, con i ragazzi di Nisida. I quali ragazzi di Nisida? Nisida era un'isola, adesso c'è un ponte che unisce l'isola alla costa, quindi è diventata una penisola nei fatti, bellissima isola, da sempre luogo carcerario, e dentro c'è una biblioteca che sta lì dal 1860, e sta lì perché gli scrittori sono matti, e ce n'è stato uno che si chiamava Alexandre Dumas, che ha seguito Garibaldi durante la campagna di conquista nel 1860, lo ha seguito fino a Napoli, poi è tornato in Francia, ma prima di tornare in Francia ha visitato le carceri borboniche, Nisida, svuotate ovviamente, quando arriva una guerra, arriva la liberazione, fuori tutti, no? E si guarda intorno e cosa dice? Ma qua non ci sono i libri. È un pensiero abbastanza originale, ammetterete. Sta
stai dentro una galera, c'erano gli assassini, eccetera, e tu che dici, qua non ci sono i libri. E lui, prima di partire, compra di tasca sua 60 volumi e li mette a Nisida, che era ed è rimasto in carcere. Oggi, carcere minorile, la biblioteca è intitolata a Alexandre Dumas. Ma dentro Nisida non entrano i lettori, entrano i delinquenti per definizione, pure contenti, perché quando io ho incontrato una ventina di giovani dai 14 ai 21 anni, il 14enne era il più spavaldo di tutti, che raccontando di sé la sua biografia consisteva nel ho cominciato a 9 anni con una rapina, e l'ha detto con una certa soddisfazione. L'ha segato un po' un compagno di cella, 17enne, che l'ha guardato e ha detto e difatti adesso sta in galera. E lì si è chiuso il cerchio del ragionamento spavaldo che rivendicava un suo essere delinquente matricolato, ma proprio bravo, altro che scuola. Io ho fatto a 9 anni una rapina, e l'altro dice difatti guarda che carriera hai fatto, stai qua dove stiamo anche noi. Vi parlo di Nisida perché i concetti che voi mi avete elencato sono concetti che i ragazzi di Nisida, tutti legati alla camorra, mi hanno elencato anche loro. Ma non perché gli abbia fatto questa domanda, cos'è la legalità, figuriamoci, mi avrebbero detto ciao, ce ne torniamo in cella. Ma perché nelle loro conversazioni saltavano fuori questi concetti. In modo particolare, tu dicevi omertà, beh, lì l'omertà per loro è un valore, perché è l'equivalente di rispetto. È l'equivalente del rispetto delle regole, non le nostre, ma questo è un dettaglio. Non sono omertoso, sono rispettoso di regole che mi sono state insegnate, quantomeno delle uniche regole che conosco e che sono quelle della camorra. Altro concetto che utilizzano con grande tranquillità, il concetto di protezione, che è declinato su due livelli. Il boss mi protegge, io che imparo dal boss a essere protetto, a mia volta proteggo un po' di gente, con il mio agire, con il mio essere obbediente. Anche questo è un concetto che torna nella galera di Nisida. Il mio essere rispettoso e obbediente protegge gli altri. Chi sono gli altri? I miei, quelli come me. Fuori, buona fortuna. I miei io li proteggo. L'altro concetto che usano tranquillamente, declinandolo in maniera diversa da noi, prendo esempio dagli adulti. Papà al servizio del boss, sì certo sta in galera pure lui, ma poi esce e io farò la stessa cosa, ho preso esempio. Altro concetto ancora, ho diritto di fare quello che faccio, ho diritto perché intorno c'è un mondo che non funziona come si deve e che non mi dà niente, quindi io ho il diritto. Tu mi chiami criminale, ma io dico che sono un ragazzo in gamba, che rispetta, obbedisce, protegge, prende esempio, realizza, la parola democrazia non l'hanno usata come potete immaginare, ma realizza qualcosa. Che hai da dire tu che vieni qua a giudicarmi? Che ne sai della mia vita? Però stavano in biblioteca, stavano in mezzo ai libri.
E lì stanno anche insieme a un'insegnante meravigliosa che si chiama Maria Franco, che da 30 anni credo ha a che fare con questo popolo di giovani che arrivano e poi vanno e che lei alfabetizza, perché sono ragazzi, qui torniamo a un altro aspetto della legalità che noi per primi non rispettiamo, ragazzi che non vanno a scuola, che nessuno cerca di portare a scuola, fenomeno della cosiddetta dispersione scolastica, per certi aspetti nella zona del napoletano è un dato acquisito, c'è chi va a scuola e c'è chi non ci va, punto. Valli a cercare, Rossi Doria li andava a cercare per strada, faceva il maestro di strada, cioè prima vedevamo la copertina di Trash, a Napoli non vanno sulle montagne di spazzatura, ma l'intervento e la vita di questi ragazzi napoletani non è così diversa, non esistono, la loro identità esiste all'interno di un recinto molto preciso. Dentro questo recinto i libri non ci stanno, anzi è abbastanza strano che dentro un carcere ci siano libri, ma sono vecchi, poi io fatico a leggerli. A me piacciono altre cose. E poi arriva questa insegnante, una signora piccolina, magra, che ha spesso a che fare con giovanottoni diciottenni che la sovrastano, che sono due volte lei, e gli mette in mano i libri. Loro, che sono bravi ragazzi, rispettosi con chi è più grande, li prendono, però non ci viamo perché da qui a leggerli. E io mi ritrovo con questi 20 ragazzi che hanno un'idea molto precisa, forse più precisa della nostra, di protezione, esempio, che mi dicono: sai che è successo? Che il primo libro che ho letto in vita mia è il tuo. Vi dico la verità, che lì per lì l'ho presa con una certa soddisfazione, ma non è durata 2 secondi. Il terzo secondo ho detto: oh mamma mia, cioè quale responsabilità, torniamo al discorso, di cui ero ignara, mi sono presa io scrivendo, e si è presa questa insegnante dandogli in mano il mio libro. Devo dire che questa signora è una signora bizzarra e meravigliosa, perché l'anno precedente gli aveva messo in mano Shakespeare, che non è propriamente una lettura che uno pensa, cioè questo è un ragazzo arrestato per omicidio e rapina, non ha mai letto niente in vita sua. Tieni Amleto, il sogno di una notte di mezza estate, aveva lavorato con i ragazzi su Shakespeare, poi c'è stato il calo con me, ma questo è un altro discorso. E quindi la responsabilità io l'ho sentita tutta, perché ho pensato: diamine, io ho forse anche, e ci sta nel lavoro di uno scrittore, inconsapevolmente trattato un tema facendo riferimento a me stessa, ma adesso questa storia, e lì entra la trama, la permeabilità delle storie, è arrivata nelle mani di ragazzi che non sono al liceo francese di Roma, stanno in galera e probabilmente hanno guardato e letto con ben altri occhi quello che io ho raccontato. E lì ho detto: adesso io me ne vado perché questi mi fanno nera. Invece no, sono gentiluomini, sono omicidi, però ti danno la sedia, ti offrono da bere, sono sorprendentemente innocenti. Non ho altre definizioni per definirli. Sono innocenti, non irresponsabili, sanno quello che hanno fatto, ma il rapporto che si ha con loro è un rapporto che travalica il giudizio morale. Loro sanno
di avere fatto qualcosa che non è buono, come dicono loro, ma loro sono ragazzi che hanno fatto quello che sapevano fare, perché non avevano oggettivamente alternative. Arriva un libro e loro mi dicono, certo Giovanni, padre di un bambino di 2 anni, e lui ne aveva 17, e parlava, diceva, proprio che responsabilità, tengo un figlio di 2 anni, e mi dice, ma tu, ma come hai fatto a sapere proprio quello che ci succede? Ora, io vi dico la verità, e qui il potere del narrare travalica le capacità di chi scrive. Avevo anche pensato che in alcune parti della storia che io raccontavo ci fosse un vizio un po' retorico, no? Di cose che per mia fortuna non avevo vissuto, insomma, non sono stata a contatto con la mafia e con la camorra, però avevo letto, ho messo un anno a leggere storie, resoconti, gli articoli di Pippo Fava, i libri di Nando Dalla Chiesa, articoli vari, eccetera, avevo io pensato di aver immaginato in maniera un po' colorita la situazione in cui un ragazzo viene in qualche modo battezzato dal boss. E Giovanni mi dice, oh, è successo, a me è successo proprio così. L'unica differenza è che tu parli, essendo ambientata a Palermo, che sul comò del boss c'è Santa Rosalia, qua andavo lì a Gennaro. Però tutto si è svolto nella stessa maniera, con un rito. Guardate qua il discorso del rapporto con la legalità, noi parliamo di libertà, di responsabilità, di capacità di scelta. Accanto c'è uno spessore di ritualità ai limiti del primitivo, legata molto alle forme religiose, popolari, quindi non parliamo di pensiero religioso, parliamo proprio delle forme. E io che cosa racconto nel mio libro? Racconto di Pedro che viene chiamato da Don Salvo, e Don Salvo già gli toglie il nome. Pedro è lui si fa chiamare così, ma si chiama Pietro, lui dice che si chiama Pedro, un nome da Recchione, non ci piace, tu ti chiami Pietro, e gli mette la mano sulla spalla e dice, guarda, da questo momento tu sei Pietro veramente, sei mio. E lui è felice, contento, ha ricevuto un battesimo, ha ricevuto l'imprinting, quello che il mondo fuori non gli ha dato. Lui viene arricchito di un'identità, non era nessuno, adesso sei Pietro e hai un progetto, seguire le mie regole e forse diventare come me. Diventare come il boss Don Salvo significa diventare il re, perché questa è la proiezione, gli altri sono sudditi, tu sei il re. Poi gliene succedono varie, però la mentalità di questi ragazzi costruisce attraverso questi riti, attraverso queste esperienze, una propria legalità. È legale ciò che vivo io, non quello che mi vieni a dire tu. Anche perché, poi restituisco la parola a Silvana se vuole leggere, aggiungere qualche altra cosa, c'è un passaggio ulteriore. I ragazzi che io ho incontrato dopo 6 mesi sarebbero usciti quasi tutti per effetto di un indulto, e lì c'era il problema. Vi dicevo prima che paradossalmente si sentivano liberi in carcere, me l'hanno detto, mi hanno detto, io sono libero qua dentro. Perché sei libero? E sentite l'elenco della loro libertà, perché qui ho la scuola, qui ho amici, che uno si domanda perché fuori non li avevi,
Sì, amici, ma non mi potevo fidare. Voi avete detto anche la parola fiducia nell'elenco della legalità. Fuori c'avevo degli amici, ma chi si fidava degli amici? Che da un momento all'altro possono diventare il mio nemico, automaticamente. Quindi qui ho degli amici perché qua non mi devo difendere. Qua ho degli adulti che mi stanno a sentire. E uno dice, beh, che banalità. No, un adulto che ti stia a sentire. Nella loro vita non esiste, esistono gli adulti che comandano. Questo è. C'era un altro aspetto ancora, imparavano a fare delle cose. Nel carcere di Nisida c'è un bellissimo laboratorio con un artigiano che mi insegna a fare il presepe napoletano. Il cuoco si ferma, il cuoco della mensa si ferma e gli insegna a fare le pizze, perché dice, hai visto mai che escono da qua a fare i pizzaioli? Ci sono vari artigiani che entrano nel carcere di Nisida, ceramisti, eccetera, avevano il teatro con un gruppo teatrale che li ha aiutati, hanno anche messo in scena la storia tratta dal mio libro, e anche lì c'è un aneddoto interessante a proposito dell'identità, della legalità e dell'essere infame, chi è infame per chi, che adesso vi racconto. Però dopo questa loro esperienza arriva l'indulto e proprio questo Giovanni mi dice, io sono contento di uscire perché ho un figlio, ho questa ragazza, e poi che fai? Ha detto, torno da dove sono venuto. Perché la realtà dei fatti è che tutto il lavoro educativo di recupero che viene fatto dentro il carcere di Nisida si interrompe per legge. Attenzione, per legge, torniamo a un concetto di legalità abbastanza slabbrato, si interrompe quando i ragazzi escono da quel portone. La legalità, per come la penso io, significherebbe che un ragazzo che è stato 4-5 anni in carcere e che è stato seguito con tanta attenzione dentro il carcere possa trovare fuori quantomeno un presidio, non dico tanto, ma uno, che lo aiuti a continuare. La realtà è così, arma spuntata, il ragazzo che esce torna a casa sua, torna dal boss due volte, perché nel frattempo che lui è stato in galera, credete che abbia aiutato la ragazza con il bambino di 2 anni? Comune di Napoli? Il boss. Quindi rispetto, legame, obbedienza, questo mi ha aiutato, questo continuerà ad aiutarmi, eccolo qua, lui è la mia legalità e io sto dentro questo sistema. Sentito così di pancia che quando i ragazzi hanno messo in scena il mio romanzo, cioè il protagonista che è quello che poi farà la scelta, che per tutta la storia cerca di salvare Capelcavoli, cerca di salvare un fratello mafioso, quindi di non denunciarlo, nello stesso tempo di salvare questa figura così metaforica della bella Sicilia che è il puparo, che, con il quale lui è entrato in relazione in maniera anche abbastanza traumatica. E mettono in scena questa cosa, viene scelto per interpretare Totò, il protagonista, un ragazzo napoletano, il quale fa le prove per la prima settimana, era poi una cosa bella, erano in scena, cantavano, perché c'era nel gruppo teatrale, c'era anche chi seguiva la parte musicale. Dopo una settimana questo ragazzo dice no, io non lo faccio. Non perché non fosse capace, la sua motivazione è stata la seguente: io ho capito che il giorno in cui andiamo in scena tra il pubblico ci saranno i miei genitori e non mi posso far vedere che faccio l'infame. Nel mio libro l'infame è quello che sceglie da che parte stare e non sta dalla parte della mafia. Il protagonista è stato interpretato da un ragazzo marocchino. Non c'è stato un ragazzo napoletano che abbia accettato di fare quella parte lì.
Il puparo sì, l'hanno accettato, ma l'infame. Il fratello mafioso sì, l'infame no. Guardate bene, il concetto di infamità, come è stato declinato, è uno che ha scelto, e una delle spiegazioni di un giovane detenuto di Nisida mi ha detto: senti, la storia che hai raccontato tu mi è piaciuta, però io l'avrei un po' cambiata. Dimmi dove, e il dove era, perché questo alla fine non sceglie il fratello, ma Osandro e Sam. E allora bisognava salvare il fratello e la ragazza. Io ho detto: il puparo, dice, il puparo. Il sangue è sangue. Siamo a livelli primitivi, ma a livelli primitivi che si replicano nella vita quotidiana, perché questo richiamo al rito, al sangue, i legami, eccetera, poi fa parte di una garanzia non di sopravvivenza, ma di vita. Perché considerate che nel 2006, alla domanda, c'era con me il direttore del carcere di Nisida, che è un educatore vero, quando uno dei ragazzi ha detto: no, ma io adesso esco da qua, cambio vita, perché se no mi ritrovo di nuovo in carcere, e lui, che conosce i suoi polli, gli ha detto: senti, ma cambi vita, trovi un lavoro. Sì, certo, trovo un lavoro, non so quale, ma adesso vedo. E secondo te, proprio il minimo indispensabile per campare, quanto ti dovrebbero dare? E lui ha detto, senza esitazioni, 3.000 euro. E il direttore del carcere l'ha guardato e ha detto: devo dirti che io non prendo tanto. E lui si è messo a ridere e ha detto: e chi te lo fa fare? Perché poi viene spontanea la cosa. 3.000 euro, ma perché? Perché sono ragazzi che, come mi hanno raccontato, per un servizio, perché poi il sistema educativo della Camorra così funziona, per un servizio, cioè vammi là, vammi a dare un'occhiata a quello, vai a... 300 euro in tasca in un giorno, che loro si spendono comprando abiti griffati che il giorno dopo buttano in fondo, perché ne avranno ancora di denaro. Si acchiappano così, nessuno gli dice: guarda che se continui così poi finisci molto ammazzato in mezzo alla strada. Non lo sanno loro, loro pensano che per il resto della vita quello sarà, cioè faccio il servizio al boss. E la loro legalità, quindi, è esattamente speculare a quella che possiamo immaginare e pensare noi, e si basa esattamente sugli stessi concetti, tutto sta a vedere cosa ci metti dentro, e dentro ci sono altre cose. Allora, prima di leggere un piccolissimo brano che ho scelto, che non so se coincide con quello che ho voluto leggere Luisa, invece racconto un pezzettino invece di un'esperienza più recente, che è un'esperienza del 2010. Facevo un progetto con Napoli, molto musica, sulla figura di Astrid Lindgren, per cui da Pippi Calzelunghe a tutto il mondo del diritto all'infanzia e all'adolescenza rappresentato da Astrid Lindgren, e la straordinaria insegnante del carcere di Nisida viene all'apertura di questa mostra con 10 ragazzi del carcere, che sono quelli che hanno fatto un progetto, e io penso che siano venuti perché invece sono venuti per una ragione, perché incredibilmente per lei, in una proposta di titoli, questi ragazzi dai 14 ai 18 anni, in questo caso, hanno scelto l'isola dei Gabbiani, per cui un testo metafora che per loro significa un testo apparentemente per più piccoli, un testo classico anche come struttura narrativa, cioè, hanno scelto, e lei si chiede questo, cioè che hanno risposto in una dimensione proprio così come una sorta di quasi innocenza virginale ritrovata solo di fronte a questa cosa, che hanno detto: perché loro l'isola se la sono scelta. E si sono scelte un'isola nella quale possono vivere liberi. E allora, noi gabbiani ci gabbiamo ogni tanto, perché non possiamo pensare di avere anche quell'isola?
Per cui, per tornare al fatto che questi nella realtà hanno avuto la piccola opportunità dentro al carcere della scoperta del libro, di trovare delle opportunità di immaginare, di pensare, che non avrebbero mai potuto trovare. E questa è poi gli adulti che ci ascoltano. Poi fuori invece il problema è quello della società civile. Come la società civile, che se si può chiamare civile, in realtà può essere in grado appunto di recuperare a una vita, che sia una vita, non alla dimensione della sopravvivenza infelice, questi ragazzi. Per cui ecco, la dimensione del libro lì ha avuto proprio un significato forte, potente, ha continuato ad averlo. Faccio un salto di una geografia e anche un salto temporale. Vi dicevo che appunto in Italia nasce da una donna che si chiamava Jella Lettmann, che nella Germania devastata dalla guerra si ritrova gli orfani della seconda guerra mondiale in Germania, degli orfani che portano sulle spalle un peso emotivo di essere stati i figli di quelli che hanno ucciso, di quelli che hanno gasato, di quelli per cui. E che cosa fa? Sono gli orfani, c'è il bisogno di mangiare, c'è il bisogno di dormire. Chiama, va cercando negli altri paesi del mondo dei libri. E a questi bambini, qualcuno cercherà di andare a mangiare, qualcuno a vestire. E lei dice che i libri sono uno strumento assolutamente straordinario nella dimensione della relazione, sono la possibilità di vedere al di fuori delle macerie, di vedere al di fuori di un perimetro che potrà essere solo per anni un periodo appunto di visioni negative. E i fatti le danno ragione. Quei bambini cominciano a guardare quei libri, cominciano a inventare le storie anche se la lingua è un'altra e non è la loro, cominciano a ritrovarsi assieme ad un altro scrittore assolutamente straordinario che si chiamava Erich Kästner, che durante la seconda guerra mondiale, quando Hitler faceva rubare i libri, aveva istituito quella che si chiamava la brigata della carta, ma la carta non c'era. Utilizzando i gesti che trovavano sui marciapiedi scrivevano dei pezzi di storia in modo tale che qualcun altro, avendo letto quel pezzo di storia, ne scrivesse un'altra e poi un'altra, perché la dimensione della memoria anche dei libri non si azzerasse. Della Lehmann fece questo. A Monaco di Baviera esiste la più importante biblioteca ragazzi del mondo, più importante dal punto di vista del numero di volumi in lingue diverse, per cui questa dimensione è rimasta, e con l'idea che si può sempre rinunciare dei libri. Lei li chiama testimoni silenziosi, io li trovo estremamente pieni di voce, per cui a seconda di come uno li vuole vedere, per cui adesso do voce. Grazie. Dritti sugli scooter, i ragazzi ridevano eccitati, se non tolte le bandane dalla faccia, si rincorrevano, si tagliavano la strada, si impennavano. Antonio li guardava, la faccia si nascosta dietro le ampie spalle di Nino, che partecipava pure lui alla festa. Le macchine intorno frenavano per evitarli, qualcuno gli gridava dietro parolacce e i ragazzi rispondevano con gesti volgari. Fu in quel momento, proprio in quel momento, che Antonio sentì che non potevano più essere amici suoi. Lo scaricavano davanti al portone di casa, sudati, euforici. Il cuore tenero aereo, apostrofonino. E quando provò a scompigliare i capelli, Antonio si ritratte infastidito. È ancora troppo piccirito, non può essere come noi, come Tommaso. Parla per te. Nino lo difendeva dall'arroganza del gruppo, ma Antonio non gliene importava. Dico bene? Ora Nino lo invitava a rispondere, restò zitto. Pedro disse che la femmina era di Antonio, gli altri assentirono, e Antonio fece quello che gli pareva, una pausa. Il principe protettore fece, lui fa così con le femmine, soprattutto con quelle rosse in pelo.
Dico bene, Totò? Vorrei essere abbastanza forte per picchiarlo. Perché non sta zitto? Lo vorrei muto. Perché non smette di dire fetenzie e non se ne va via? Mi sento la testa tutto un fuoco e una rabbia dentro il petto. Vorrei non pensare alla ragazza rossa, al puparo. Non ci riesco. È un pensiero fisso. Li vedo, con gli occhiati. Lui, con le mani rotte, e lei che mi guarda. E mi odia. E non mi piace se mi odia. Nino Pogliari, invece, lui sì. Nino ignorante, stupido. Me ne accorgo solo adesso. E Pedro com'è? È bello, è forte. Non è stupido, ma certe volte è cattivo, certe volte non è mio fratello. Quando non mi piace, sento così. Non mi piace quando fa il prepotente e picchia. Se il puparo ha le mani rotte, è anche colpa mia. Sì, colpa mia. Prima della pausa, vi spiego qui, meno male che lei lo mi rilegge, così mi ricordo che l'ho scritto. Qui c'è la scoperta della responsabilità, ma c'è perché questo ragazzino, un 14enne, con questo fratello bello, forte, prepotente, quindi ancora più da ammirare, si è fatto una domanda. Mentre l'antefatto è che sono andati ad assalire e a distruggere un teatro dei gruppi itinerante che gli occupa la piazza dove loro fanno lo spaccio, quindi deve essere cacciato via. Poi è un puparo, cioè uno che gioca con il bambolo, un cretino. Quindi vanno come uso fare per loro, quindi motociclette, bandana, timone, sono i padroni del mondo, arrivano con le mazze e colpiscono in maniera significativa Michele il puparo sulle mani. Però un attimo prima Antonio Totò ha visto un'altra cosa che l'ha spiazzato completamente. Questo puparo è grande, grosso, forte, potrebbe, come si dice, menare le mani, potrebbe difendersi usando il sistema che loro hanno usato. E che cosa fa? Difende un lupo. Questo è un comportamento che per Totò è completamente spiazzante. Basta questo perché lui faccia a se stesso una domanda che poi, da cui non può tornare indietro. Che ci faccio qui? Fino a un attimo prima lo sapeva. Dopo vede un uomo che potrebbe picchiarlo e che non lo fa e che difende un pezzo di legno. E che difendendo un pezzo di legno si becca una bastonata sulle mani. Perché lo sfregio è quello. In più c'è una ragazza, Angelica, che è uno dei personaggi importanti di questa storia, che lo disorienta due volte. Perché è una femmina che non si comporta da femmina, o perlomeno come le femmine a cui è abituato lui, che stanno zitto, obbediscono. Suo fratello ha una ragazza, quando vuole la chiama, quando non vuole la caccia via, quella zitta, buona, se ne va, non parla, non pensa, non dice niente. Angelica no. Angelica è una che già l'ho preso di petto una volta, ha usato pure il suo linguaggio greve, lui è rimasto assolutamente disorientata, una femmina che mi prende di petto a me, che sono maschio. E cosa fa? Il dialogo con Nino, che è l'amico più amico del fratello, è significativo. Lui lì compie un gesto di grande assunzione di responsabilità, perché nel momento in cui vede Nino alzare il bastone per colpire Angelica, lo blocca. Fa il principe. Si china e si inchina di fronte alle ragazze rosse, perché Angelica ha i capelli rossi. E questo però basta a cambiare la vita di Totò, l'infame, come mi hanno detto Annissima, no? Cioè è uno che comincia a vedere il fratello con un occhio in più, che è l'occhio che gli ha dato un incontro, l'incontro con il puparo e l'incontro con Angelica.
ma dentro a lui comincia a muoversi la legalità, così come possiamo intenderla noi, perché comincia a sentirsi responsabile di quello che non solo lui personalmente, ma gli altri intorno stanno facendo. Cosa stanno facendo? Mi domando il perché, che è una domanda che non si è mai fatto prima. Questo io credo che sia uno degli elementi essenziali, non nel mio libro, ma essenziale della vita, per i ragazzi, avere la possibilità di un incontro con un adulto che ti propone un modo di vivere diverso. Questo è un adulto, tra l'altro, che vive di storie. Sta in compagnia dell'Orlando Furioso in continuazione. Parla strano, muove i punti, ma è uno che non ha i piedi per terra. E invece, in questo, man mano che passa il tempo, mi accorgo di cosa ci ho messo dentro a questa storia, c'è la narrazione, cioè Totò arriva a capire molto di sé attraverso le scene che Michele pian piano, fino alla fine, mette in movimento. L'ultimo contrasto, duello, Ruggero e Bradamante, eccetera, sono una metafora che lui improvvisamente capisce perché la sta vivendo ed è la spinta attraverso quella narrazione, che non è un caso che io abbia scelto, perché comunque è un elemento fondamentale della cultura siciliana che si sta perdendo. Peppino Impastato probabilmente se n'era già accorto, non solo il teatro di Pupi, ma il fatto che la cultura popolare passasse attraverso Ludovico Ariosto. Vi rendete conto cosa aveva di siciliano? Quattro serie, Teatro dei Pupi e Ti racconto l'Orlando Furioso, che è un compendio, tra l'altro, meraviglioso di che cosa significhi raccontare una storia, cosa ci può andare dentro a una storia. Nel mio romanzo Totò arriva a capire se stesso cosa vuole fare attraverso la messa in scena di un matto che già si è beccato le botte del gruppo e che poi, non contento, andrà avanti perché ha un senso, non della legalità, una parola che non uso mai nel mio romanzo, ma ha un senso del dovere, del rispetto e dell'onore, non come lo intendono le cosche mafiose, ma come lo intende lui. E l'ha imparato, guarda un po', muovendo i pupi e recitando Ludovico Ariosto, Cavaliere, l'arme e gli amori. Qua facciamo pausa per te. Vero? Sì. Ma perché sennò il caffè si prende. No, a quale legge si obbedisce? E ognuno sceglie di obbedire a una regola. Ho consegnato proprio a Valeria il film della Fontrotta Hannah Arendt e anche qui ho avuto questo collegamento di come poi Hannah Arendt giustifica tra virgolette a Eichmann dicendo lui stava seguendo la legge, e la regola era quella di uccidere, quella di segregare, quella la regola del suo feudo era quella. E quindi la difficoltà, cioè il problema qual è? Quando non c'è lo Stato c'è qualcos'altro e si sceglie di niente, solo questo mi era venuto collegamento a questo discorso anche perché sarà il 7 di dicembre sarà proiettato, ma nella realtà a volte lo Stato c'è, sì. A volte c'è lo Stato dichiaratamente contro i principi della legge, cioè nel senso le dittature, ma a volte c'è uno Stato che nella realtà elabora una legge e poi invece nella consuetudine la legge è qualcosa di altro, lontano, non, cioè come se i due aspetti, quello di vivere come cittadino nel rispetto della legge, che non vuol dire essere suddito, vuol dire essere cittadino, ma dall'altra parte appunto c'è questa distanza
tra chi invece le leggi le emana e poi dopo c'è invece tutto il famoso nel detto di fatta la legge, fatto l'inganno. No, ricominciamo da questo. Mi piace. L'elenco delle parole, delle stesse parole che possono essere declinate per un certo concetto di legalità, che è quello che parliamo noi oggi, il concetto di legalità, che per noi è l'illegalità, dei ragazzi di Misida. E di chi vive nell'illegalità e criminalità, che più o meno sono le stesse, però se tracciamo questa linea e troviamo si crea una specie di specchio fra le parole, ce n'è una parola che invece la caratterizza in modo unico e non è declinabile dall'altra parte, la legalità, intesa come democrazia, responsabilità, eccetera, di cui parliamo oggi, secondo me la parola è la scelta. La scelta, perché in realtà rispetto a quello che diceva la professoressa prima, l'illegalità per tutti questi ragazzi non è una scelta, cioè vengono privati all'origine della possibilità di scegliere, perché loro possono soltanto seguire quella via, non ce n'hanno un'altra, sia perché non rientrano nel loro immaginario, non si immaginano neanche che ci sia, sia perché non gli è proprio consentito dalla vita. Quindi il punto decisivo veramente, secondo me, è questa parola, la scelta, che crea la differenza, e troviamo la conferma in un articolo bellissimo che era stato pubblicato sul Corriere della Sera, che riproduceva la lettera di il ragazzo Cordì, che era stato tolto dal tribunale per i minorenni alla famiglia di 'Ndrangheta calabrese e portato in Sicilia. E lui raccontava di questa nostalgia che aveva verso la Calabria, anche verso i suoi familiari, una scelta fortissima del tribunale per i minorenni, perché lo tolgono dalla famiglia solo perché è mafiosa, non è che glielo tolgono, perché comunque lo educa a valori della legalità. In questa lettera il punto proprio decisivo, finale, sul quale si basava la cosa che aveva capito e la sua nuova conoscenza, il suo nuovo patrimonio di conoscenza e di immaginazione, era proprio che adesso, che lui non rinnegava niente, che quella era la sua famiglia, lui non la voleva nascondere, però adesso ha avuto la possibilità di scegliere, cioè lui poteva scegliere, e questo secondo me è il punto dove forse lo specchio un po' si potrebbe infrangere a favore della legalità nel nostro concetto. Grazie. Quindi, io vorrei dire una cosa, prego. Mi diceva prima democrazia, mi sì. È venuto in mente, poi ho avuto dei dubbi a dirlo perché ho dei dubbi qua su questa nostra democrazia. È bello avere un dubbio. No, ho detto sì, ho pensato questo, ma la cultura, comunque la scolarizzazione insomma di noi italiani da molti anni a questa parte è aumentata, no? Dovremmo avere una maggiore capacità di scelta. Però ho detto, questo chiedo anche magari ai magistrati, questa illegalità, no, invece mi sembra che, non so se c'è una percezione mia sbagliata, no, dal punto di vista, non so se sta diminuendo o si sta diffondendo ancora di più. Io dico, chi veramente le scelte che facciamo, a parte personale, ma le scelte di chi governa questa democrazia, no? Dove capito. Io non sono un magistrato, adesso rispondo per come la penso io. Perché è vero, viene il dubbio, però visto che tu parlavi di scuola, dici, no? C'è la scolarizzazione, eccetera. Sì. Mentre parlavi mi è venuta in mente la parola che ha detto lui all'inizio, coinvolgimento, sì. Partecipazione, che è parte essenziale dell'assunzione di responsabilità, no? Se io sono responsabile, mi prendo la fatica di essere responsabile, divento anche capace di scelte, perché entro in un cerchio non magico, ma in un cerchio di relazioni, di acquisizioni, di confronti che mi aiutano. Se ti posso dire la mia opinione, io ho insegnato per molti anni, anche se in una scuola di pazzi, per cui comunque sia, ho fatto un'esperienza di lavoro. Era una scuola pubblica, normale, una normale scuola pubblica organizzata in una maniera radicalmente diversa rispetto alla normalità della cosa, per cui
per dirti, io ho cominciato a insegnare e facevo teatro, fotografia e cinema, cioè se mi chiedi adesso come si insegna la divisione io non ne ho idea. Lavoravo sui libri, abbiamo fatto libri, scritto libri, stampato libri, cioè ho avuto la possibilità di scegliere, l'opportunità di scegliere anche dove le mie caratteristiche pedagogiche avevano più possibilità di uscire in maniera potenziata. Per fortuna c'avevo vicino qualcuno che ogni tanto, mi ricordo ancora una volta che mi volevo divertire, ho detto stamattina faccio grammatica io, e siamo partiti per la tangente, dopo un'ora e mezzo stavamo a scrivere storie e una mia collega mi tirò per la giacca, mi ha guardato e mi ha detto veramente oggi avevamo in programma gli aggettivi, e ho detto va bene, mi sono ritirata in buon ordine e lei ha finalmente fatto un lavoro sistematico sugli aggettivi perché io ero già partita. Allora, di qui il mio amore per il disordine, come puoi intuire, però ti dico anche che per l'esperienza che ho fatto allora e per l'esperienza che ho oggi indirettamente, perché io giro moltissimo nelle scuole, nelle biblioteche, eccetera, ho la sensazione che tutto un patrimonio di partecipazione, con errori, sicuramente non è che ti sto raccontando che tutto è stato perfetto, però l'idea di un'educazione partecipata in cui i bambini e i ragazzi potessero intervenire assumendosi la responsabilità di gestire i loro spazi non solo fisici ma i loro spazi di tempo, di interagire, sia andata lentamente e inesorabilmente a farsi friggere, buttando via un patrimonio pedagogico italiano meraviglioso, perché se io penso al pensiero pedagogico che è nato dal dopoguerra e che è stato sperimentato fino agli anni 70, so oggi che quel patrimonio lì se lo sono preso in America, in Spagna, in Francia, e noi l'abbiamo buttato via per fare una scuola ordinata e purtroppo, ti dico io, verticale, autoritaria, nonostante vie intermedie, proprio strutturalmente. Credo che questo determini poi una non alfabetizzazione alla gestione delle responsabilità. Questo è quello che penso io. Poi, dal punto di vista della magistratura, non so, risponderanno loro. Io Silvana per altre opinioni in merito. Io ho l'esperienza della scuola primaria ormai da 40 anni che insegno. Ma parliamo di scuola tutta, attenzione. Io parlo di per la mia esperienza. La scuola primaria può avere le sue sacche di divergenza abbondantemente. Entra in un liceo e vedi. Sì, ecco, io no, dico, per quello che riguarda l'esperienza mia, le colleghe della scuola primaria, non mi sembra che ci sia stato questo cambiamento così radicale nell'impostazione della didattica, delle attività. Perché a me sembra, cioè noi cerchiamo, è il modo nostro di impostare il lavoro sempre in modo, capito, partecipato. Sì, ma io parlo di un sistema complessivo che va dalla scuola dell'infanzia ai licei e che non prevede un coinvolgimento, adesso per usare una frase retorica che usava anche nel suo libro sulla scuola Fernando Savater, la scuola è un posto dove ti fanno delle domande ma prima ti hanno già dato le risposte, no? Fanno finta di darti, di domandarti le cose, ma in realtà devi rispondere quello, non devi rispondere un'altra cosa. Pensiero radicale sintetico che però secondo me fotografa una tendenza, perché è vero quello che dici tu, nella scuola primaria gli insegnanti lavorano in un certo modo, però guarda che la potenzialità creazione che nel pensiero pedagogico italiano da Rodari in poi è stata elaborata è fortemente penalizzata nella scuola italiana, non parlo solo dei bambini piccoli, penalizzata perché comunque viene fatta convogliare dentro uno schema precostituito.
che ha il suo senso per quello che riguarda una proiezione di didattica, di risultati che devono essere raggiunti, ma che dimentica che l'interattività non è fatta solo oggi facciamo insieme una cosa. C'è un ulteriore passaggio che andrebbe fatto, che i bambini piccoli sono in grado di fare tanto quanto i liceali in situazioni diverse, cioè prendiamoci la responsabilità di questo ambiente educativo. Tu sei con me nel gestirlo. Questo non c'è. Questo invece è quello che i pedagogisti italiani, Rodari per un verso anche come narratore, ma Bruno Ciari negli anni 60, Malaguzzi con Reggio Cilren, hanno sostenuto il movimento di cooperazione educativa. Prima Silvana parlava di Maria Luisa Bugiaretti, che è una ormai 87enne insegnante in pensione, che non avrebbe mai voluto andare in pensione. Dopo 40 anni di servizio chiese di essere non pagata, dice faccio la pensionata però torno a scuola a dare una mano alle più giovani, hanno detto no grazie, fai la vecchia insegnante e basta. Ed era una che aveva lavorato con Rodari e che aveva realizzato il movimento di cooperazione educativa in Italia. Noi abbiamo buttato via tutto questo, è un po' quello che Peppino Impastato nel film dice a proposito della bellezza, cioè stiamo ancora sfruttando di un intero, stiamo sfruttando questo. Tutto il resto nel sistema è ancora un sistema piramidale, è ancora un sistema che non garantisce il coinvolgimento. Il concetto di partecipazione è un concetto molto vivo, molto è difficile da gestire la partecipazione, no? Devi trovare delle forme, le sbagli, però non è neppure contemplato il più delle volte. L'interattività è un'altra cosa. So bene che lo stare insieme ai bambini, lavorare con i bambini, fare un progetto con gli studenti comporta una grossa parte di partecipazione e di valore, ma non assunzione di responsabilità nel senso che intendo io. Ci vorrebbe un passaggio in più dal punto di vista educativo, perlomeno questo è quello che vedo io. Poi sostanzialmente vedo anche una certa regressione. Io vado molto spesso anche al sud d'Italia e nel sud d'Italia c'è di nuovo un problema di assenza di gestione dei diritti, perché alcune cose non sono mai state fatte, non le chiedono perché non le conoscono, molto semplicemente rivendicano o sottolineano delle assenze ma non sono in grado di proporre niente perché nessuno gli ha mai spiegato che si può fare in un'altra maniera. Quindi se io vado in una scuola di Pesaro o in una scuola di Treviso vedo certe cose, ti garantisco che se vado in una scuola in Sicilia a volte vedo delle cose meravigliose, a volte vedo delle cose terribili, terribili. Però penso, non so, non penso che la volontà, cioè la causa di questo dipenda, può dipendere anche dall'insegnante, ma penso che molto dipenda anche da delle scelte che sono state fatte fuori dalla scuola. Sì, ma infatti questo sto dicendo, che è un sistema, non c'entra la persona, fa quello che può ovviamente. Se sei lo Stato non credo più nella scuola. Nella realtà io credo che sia veramente banalizzando una sorta di atto che sembra avere a cuore. Per cui lo Stato non crede più nella scuola, i cittadini nella realtà tolgono qualsiasi elemento valoriale alla figura dell'insegnante, i cittadini, non solo lo Stato, perché quelli del Stato, cioè questa idea che lo Stato è là, e io non so, cioè nella realtà non siamo nella dimensione di Orwell in cui lo Stato è altra cosa da noi. Per cui c'è anche questo discorso di cercare di capire, poi ci può essere cioè il fatto di essere delusi, di non avere più il desiderio, ma di fatto noi dovremmo essere quella parte attiva che poi permette anche di cambiare una cosa. Dico grazie al signor Della Coda, perché nel non sentire lo Stato presente, nella dimensione appunto in cui sicuramente la scuola è stata quell'istituzione educativa fondamentale
alla quale proprio è stato tolto il valore, in modo particolare dal punto di vista mediatico, prima di tutto, per cui una colpevolizzazione degli insegnanti, un'informazione solo delle patologie e mai delle situazioni che funzionano, per cui lentamente, cioè, si erosa con quella percezione invece che era valoriale nel discorso, appunto, l'istituzione educativa è comunque il luogo del diritto, il diritto a imparare, a conoscere, a confrontarsi, il diritto a fare comunità. Nella... Per cui tutto questo in cui siamo, in realtà tutti, in realtà figure partecipi di questo. Allora, io della mia esperienza educativa ho cominciato insegnando lettere, adesso ho la fortuna veramente di insegnare all'ISIA di Urbino, di coordinare una specialistica di illustrazione, di quella fortuna, perché realmente un luogo che ebbe come prima direzione Albert Steiner e il concetto della progettazione intesa come civile, era quello che diceva che se i grafici sbagliano, sbagliano nei confronti della società civile, i grafici. Adesso tutti pensano che appunto basti il progettino, basti il programma e uno è in grado di elaborare, senza tenere in considerazione il concetto di progetto. Dico sono fortunata perché sono in una scuola a numero chiuso, ho 25 ragazzi che conosco, ne tengo 75 facendo corsi diversi, ma che conosco, di cui posso dire il nome, in una formazione universitaria dove normalmente questo non succede. Credo che ci sia anche il fatto che è una comunità che si confronta a livelli diversi. In questo momento abbiamo anche un presidente che si chiama Nando Dalla Chiesa, che comunque significa qualcosa. Ha un bel nome. Che lavoriamo sull'idea della trasparenza, che siamo qui nella realtà, perché l'Associazione della Fattoria della Legalità, Isola del Piano, Libera, e l'Associazione delle Biblioteche ci ha invitato anche come scuola ad essere dentro a questo progetto. Per cui si ricrea l'idea di comunità. La comunità in realtà è fatta internamente, ma è fatta anche di tutti i soggetti fuori che trovano un elemento sul quale possono far convogliare le proprie energie, le proprie competenze. Ecco, quell'elemento che Elisabetta ha messo in evidenza e che è il titolo di un libro che io ho amato e usato in misura all'infinito, che è La scelta. E la realtà è questo, noi abbiamo scelto, voi avete scelto di essere qui. Voi, ecco, ricominciare dalla scelta, dalla possibilità di poter scegliere e dichiararlo e fare in modo che la comunità si allarghi, che ci sia qualcun altro che scelga di stare con te in modalità diverse, ognuno con le proprie differenze, perché in realtà appunto la differenza in realtà permette l'allargamento del gruppo. Sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista della società civile, sia dal punto di vista della speranza in una dimensione di cambiamento, perché uno degli altri aspetti è quello di poter agire sperando che qualcosa vada in una determinata direzione. Ecco, se cioè, nella dimensione orwelliana non avremo la speranza, la presenza qui è speranza, la dimensione della speranza è quello che accompagna i libri che noi abbiamo scelto di mettere in questa bibliografia, dove sempre, dalla scelta e dall'infame raccontato, o alla dimensione delle parole, o alla dichiarata situazione di una determinata condizione, c'è questa idea del mondo di fuori, nel quale appunto noi possiamo ritrovarci. Ecco, per me appunto la dimensione della scelta è quella parola, ma che è anche la dimensione dell'agire, la dimensione del fare, il fatto appunto detto sempre che le idee hanno mani e piedi, appunto le idee hanno mani e piedi, ma se ognuno di noi li mettiamo a disposizione quelle mani e quei piedi, oltre ad avere avuto l'idea, altrimenti sono lì, fermi e inerti. Torno a un libro, ma in realtà torno a un libro recuperando invece, tornando a pensare a quella famosa biblioteca addirittura appunto che ci ricorda di una... alla dimensione dei classici, e prendo un libro che io trovo anche questo veramente un piccolo capolavoro, che si chiama Giungla. Il riferimento è di fatto il libro della giungla. È una
un libro della giungla che è stato costruito in realtà come un testo teatrale, perché chi mette in pagina le parole si chiama Roberto Amilisani e Maria Maglietta, per cui è teatro, è la lezione della teatralità. Ma è il libro della giungla. E se noi ripensiamo al libro della giungla, e se qualcuno non lo ha letto recentemente vi invito a rileggerlo, per una ragione, perché c'è la dimensione della comunità, c'è l'operazione salvifica di chi potrebbe essere ucciso, Mowgli, della realtà può essere ucciso se qualcuno non si prende la responsabilità, fa una scelta fondamentale di decidere di tenerlo, anche se non è uno della sua razza, anche se non è uno che appartiene alla sua comunità di base. Poi nel libro della giungla ci sono quelli che aiutano. La storia della Seconda Guerra Mondiale ha tutta quella storia di quelli che aiutano, che sono magari non così visibili. E poi hanno gli antagonisti, come nella vita. Loro hanno preso una parte di questa struttura del romanzo di Kipling e lo hanno fatto diventare una storia dura, crudissima, come dura e cruda la realtà dell'oggi. Ve ne leggo solo due tettine. Era autunno, pioveva, la stazione centrale era piena di gente, gli altoparlanti annunciavano senza stop gli arrivi e le partenze dei treni. Era quasi sera e a quell'ora affollavano la stazione i viaggiatori giornalieri, partivano la mattina all'alba con gli occhi velati di sonno, tornavano la sera di nuovo con gli occhi velati di stanchezza. Sul binario 22 arrivò un treno, non era uno di quelli con le carrozze nuove, era un vecchio treno regionale senza più colore. La ruggine collava dalle saldature del tetto, dal basso delle carrozze e graffiti scrostati. Il treno si arrestò, le porte si aprirono, i viaggiatori scesero, affollarono per un attimo il binario, poi si dispersero in fretta. Solo allora, da un vagone ormai vuoto, sbucò un uomo. Era alto, ossuto. Il suo viso era affilato, pallido, i capelli unti e lunghi, raccolti in un codino. L'uomo indossava una finta pelliccia di grata e aveva tra le mani un bastone che terminava con una testa di tigre. Si fermò un istante sul gradino, a destra, a sinistra, con movimenti rapidi e scomposti, e la Shere Khan, detto la tigre. Con uno scatto rapido si girò battevolentemente il bastone sul fianco del vagone. «Forza, muoversi!» Cominciò a masticare e poi diceva imprecazioni nella sua lingua. Si affacciarono allora sul pedalino del treno 8-10 tra ragazzi e ragazze di età diversa, pressati alle spalle da un uomo grosso, con la testa lucida rasata. L'uomo spingeva i ragazzi in malo modo, accanto a lui c'era un altro uomo, piccolo, stringeva fra le dita e il giardino una sigaretta, aveva una voce rauca, soffiata. «Forza belli, scendete!» Sul marciapiede del binario si strinsero tra loro e presero a seguire Shere Khan. In fondo al gruppo una ragazza con un giacchino verde, i capelli annodati in una freccia, tirava un bambino piccolo che non smetteva di singhiozzare. Bullo e tabacco chiudevano la piccola carovana come oscuri custodi. Il gruppo procedette lungo il marciapiede, non verso la stazione, ma nella direzione opposta, dove le luci diventavano più fioche e i binari sembravano fuggire verso l'aperto. Shere Khan avanzava a passo veloce, si appoggiava al bastone. Ad un certo punto uno dei ragazzi del gruppo rallentò, si lasciò superare dagli altri e raggiunse la ragazza in fondo. I due camminavano guardando avanti, come se la loro vicinanza fosse casuale. Il ragazzo lasciò cadere nella tasca del giacchino un piccolo pettine. «Nina, l'ho preso per te». La ragazza mi arrivando in tasca, strinse il regalo. Il ragazzo pensò che gli occhi di Nina erano lo stesso colore brillante della giacca. «Muri, ho paura. Anche oggi non ho la mia quota di soldi. Shere Khan darà me ancora botte. Non sono capace di rimanere. Non ci riesco». Il ragazzo allora prese dalla tasca e guardò dentro, tirò fuori dei soldi e arrotolati in un fazzoletto. «Prendi i miei soldi, Nina». «Non posso. Shere Khan darà botte a te. Non ti preoccupare. Questa sera lui mi bastona». «Che vuoi dire?» Un fischio acuto. Un altro treno stava in grande stazione. Di colpo, lui si staccò dal gruppo. Si lanciò davanti alle rotaie, davanti a lui un binario, poi un altro ancora. Era appena arrivato un altro treno, poi un altro. Lui attraversò le grandi balze delle rotaie, si mescolò alla folla. Correva col corpo teso in avanti, con una scheggia, verso i binari che si perdevano nel buio.
si lanciò giù verso la scalinata di un sottopassaggio, scavalcando al volo una transenna che vietava l'ingresso. Lì, sotto le luci diventate fuochi, i suoni si facevano lontani, ora si sentivano solo i suoi passi amplificati. È la storia di bambini sfruttati, bambini che arrivano da nazionalità diverse, qualcuno ha deciso di farli diventare propri, come proprietà, e di utilizzarli in questo modo. E come nel libro della giungla ci sarà chi appunto prende le parti e deciderà di aiutare, e ci sarà dall'altra parte chi invece nella legge terribile della giungla dovrà cercare di sopravvivere. È scritto con un ritmo velocissimo, che è quello della dimensione del parlato più che del letto, cioè chi deve avere un palcoscenico. È scritto con una forza molto visiva e fortemente appunto visivo. A proposito di visivo, vi vorrei leggere un'altra cosa che è fortemente visiva. 21 settembre 1990, venerdì, ore 8. La giornata si promette calda ma non afosa, come quelle che segnano i passaggi tra l'estate e l'autunno in questa parte di Sicilia che guarda l'Africa. Il barometro segna una temperatura tra i 24 e i 25 gradi, con escursioni minime. Canica Tigro, succede il comune dell'Agrigentino, posto quasi ai confini con la provincia di Caltanissetta, ha iniziato a vivere da circa un'ora. Bandarini dalle campagne, il rito propiziatorio del caffè al bar, le grida cantilenate dei venditori ambulanti hanno ormai riportato la vita della moltitudine in via Regina Margherita, una delle arterie parallele che tagliano orizzontalmente la cittadina, centro agricolo tra i più importanti del retroterra siciliano. Rosario Livatino, 38 anni, professione magistrato, raccoglie nella sua stanza le sue carte, riordina i fascicoli processuali sui quali sta impegnandosi da mesi, il brusio, il sottofondo di voci che giunge dalle finestre della casa, lo coglie nei suoi gesti preparatori come ogni mattina. La sua è una casa dal nome antico, sita al numero civico 168 del viale, vi si affiaccia con due piani impreziositi da un balcone di tufo e da un portoncino marrone a due battenti, entrambi coronati con al centro con una maniglia circolare. Il giudice abita lì e poi davanti. È fortemente visivo, come sarà visivo il momento in cui si racconta di tutti quei colpi che faranno sì che appunto Livatino cessi la sua vita, in una descrizione che diventa barbara quando all'inizio invece è fortemente aulica, nella descrizione di una Sicilia da amare, e invece evidente ci sarà quella Sicilia che per un attimo odi profondamente. E di un'altra dimensione del visivo, mi occupo di visivo in modo particolare. Questo è il giudice ragazzino di Napoli Chiesa. Dopo il visivo ce l'ho io con sé. La dimensione è il 92, il libro è un libro napoletano del 92, quasi preistoria nella dimensione della... un libro fondamentale dal punto di vista proprio di entrare dentro in quella storia italiana, che è una storia italiana che non è lontana dalla storia dell'Odigio, per cui quegli elementi e quelle cose che tu speri possano essere cambiati, possono essere stati svelati, in realtà ci sono ancora talmente tante sacche, però c'è la volontà precisa di chi continua a credere, di chi non si rassegna allora come oggi. Invece adesso è un libro apparentemente esile, si chiama Il paese di Juan, chi scrive Maria Teresa Anduetto, è la vincitrice dell'Hans Christian Andersen del 2012, il più importante premio, una sorta di Nobel della letteratura per ragazzi, che nel 1970 fu vinto da Gianni Rodari, l'unico italiano scrittore ad aver avuto questo premio. L'altro è Roberto Innocenti. L'altro illustratore, ecco, invece l'illustratore è stato invece lo scorso anno Roberto Innocenti, chiamato quest'anno al Congresso Internazionale dei Libri a Città del Messico a rappresentare l'Italia, per cui siamo... Maria Teresa Anduetto è una scrittrice, secondo me, abbastanza speciale, ed è una scrittrice di barricata, ma non perché
i suoi testi sono barricadieri, cioè non sono i canti di lotta, ma dentro ci sono sempre delle condizioni di difficoltà, di disagio, che diventano protagonisti, perché le persone devono vedere le cose perché poi le possano guardare con attenzione per prendere, cioè per assumersi la responsabilità oppure non assumersela. Una volta il padre di Juan andò a vendere un vecchio gallo nel paese vicino del negozio di alimentari. Vide una rivista con le foto di una città molto grande. Torno indietro. Per molto tempo i nonni di Juan vissero grazie ad alcune mucche che avevano ereditato. Ungevano le vacche mattina e sera, con latte facevano il formaggio e il burro e così mangiavano. Lavoravano molto nei campi e con quello che guadagnavano potevano mandare i figli a scuola, comprare quaderni, scarpe e vestiti. Ogni tanto scendevano per un giorno in città, ma poco poco la siccità, i governi e i ladri di bestiame fecero perdere i nonni nel mucche. Nel nord, per vivere, bisognava avere le mucche, altrimenti bisognava avere i maiali, dei bei maiali per fare salsicce e prosciutti. Se non ci sono i maiali, bisogna almeno avere le capre, che vivono d'aria e quando non ci sono più, però possono mangiare addirittura l'erba dura. Nel nord non è facile superare l'inverno, ma grazie alle mucche i nonni di Juan l'avevano bene o male superato, finché la siccità, i governi e i ladri di bestiame non le fecero perdere tutte. Allora cominciarono a badare le mucche di altra gente. Una canzone del paese di Juan dice: passano mucche e pene sullo stesso sentiero, le pene sono nostre, le mucche della gente. Anche i genitori di Juan badavano le mucche, sapevano portare nei pascoli, cercare di erba verde, sapevano curarle, ma i ladri di bestiame, la siccità e i governi fecero sì che anche i genitori di Juan si impoverirono. Fu così che si misero a lavorare, non avevano più bisogno di braccianti, li licenziarono. Il padre e la madre di Juan rimasero senza lavoro, non ci furono più soldi, nemmeno scarpe, nemmeno vestiti, né per andare a mangiare un cavallo. Poveri come erano, cominciarono a vedere le cose che avevano. Prima un tavolo, poi le tazze, poi un poncio e poi, per colpa dei governi, della siccità e dei ladri di bestiame. Questo è l'inizio di questo del paese di Juan.